In questo secondo video ti voglio dire il mio secondo metodo attraverso cui cerco di incanalare le energie negative degli altri, che possono essere quelle dei parenti, quelle degli amici, quelle di chi vuoi tu, e di trasformarle in energie positive. Se ancora non ti sei iscritto al mio canale, ti invito ad iscriverti subito e a cliccare sulla campanellina, così ogni volta che farò un nuovo video ti arriverà la notifica. Bene, 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 partiamo. Allora, il secondo metodo attraverso cui io mi libero dalle energie negative degli altri, che non mi permette di sentire quel senso di pesantezza, di frustrazione, di tornare a casa con quella sorta di tanta, tanta negatività che poi mi pregiudica pure il resto della giornata, perché devi sapere che noi siamo fatti di energia e quando entriamo in contatto con le energie degli altri, i nostri campi energetici si mescolano, diventa un casino. Poi io, vabbè, uso anche delle tecniche per difendere la mia aura, magari te ne parlerò in un nuovo video se vorrai. Però nel frattempo ti voglio parlare di di come allontanare, o comunque senza allontanare, di come trasformare le energie negative degli altri in energie positive, di come anche trasformarle in divertimento. Allora, sei pronto? Pronto. Allora, se ti è capitato che magari, se ti capita di frequentare magari persone, appunto, ti ripeto, comunque con basse vibrazioni, depresse, che hanno problemi, eccetera, e di solito queste persone dicono: "Ma ciao Luca, che ne so, quando ci vogliamo fare una bella chiacchierata?" Tu lì freni, dici: "Aspetta, ci penso io, non ci facciamo una bella chiacchierata, ma facciamo un'attività insieme." Che ne so, andiamo a cavallo, andiamo a nuotare, facciamo un puzzle, facciamo un gioco di società, facciamo qualcosa. Hai capito bene? Il focus tuo non deve essere quello di parlare, ma quello di fare. Perché? Ti spiego subito perché. Quando noi parliamo, quando noi soprattutto parliamo, interagiamo con delle persone che sono negative, in automatico non solo ci prendiamo le loro energie negative, perché comunque ci stanno sicuramente, sicuramente si finirà a parlare dei loro problemi, ma finirai per assorbirti anche in maniera inconsapevole, se non sei consapevole del discorso sui programmi mentali, ti andrai ad assorbire pure i loro programmi mentali. E non è una cosa proprio bellissima, perché se una persona ha il programma mentale della scarsità, del limite, invece che dell'abbondanza, per esempio, il tuo amico sta senza lavoro, allora inizi a dire: "Madonna mia, mamma mia, qua in Italia, il lavoro non ci sta, quindi mamma mia, mo come devo fare?" Insomma, ti inizi a dire tutto un sacco di cose sul fatto che in Italia non c'è lavoro, che si deve trasferire all'estero, però magari all'estero non ci può andare perché qua c'ha i cani, c'ha la famiglia, c'ha questo, questo. E quindi si scatena praticamente un loop da cui non si esce. Cioè, non, fondamentalmente quella persona, anche se lo fa in maniera inconsapevole, sta innescando un ciclo di negatività da cui non si esce. Quindi tu sicuramente prenderai comunque da quella persona un programma, quello della scarsità invece di quello dell'abbondanza, che è quello reale. Cioè, nel nostro universo, un universo abbondante, un universo infinito, dove è solo un'illusione quella del fatto che non c'è lavoro, perché se tu sei una persona di valore, gli altri non vedranno l'ora di accaparrarti. Quindi comunque evita sempre di parlare, se percepisci che quella con cui stai avendo a che fare è una persona negativa, e dici: "Ma senti, allora invece di parlare, perché non ci andiamo a fare una bella, che ne so, una bella nuotata? Oppure perché non ci facciamo una bella partita a tennis, per esempio? Oppure perché non..." Cioè, invoglialo a fare, no, invoglialo, sicuramente gli piacerà pure un bel giro in canoa, qualche cosa che si faccia, andate insieme al cinema, andate al museo, fate qualche cosa, perché è nel momento in cui tu esci dalla tua mente, in cui
tu e, la, e ovviamente il tuo amico, insomma la persona negativa che hai di fronte, usciti dalla mente, è nella mente che si crea la negatività, è nella mente che si creano tutti questi loop. E invece quando tu ti sposti e ti focalizzi sull'azione, ti sposti sul corpo. Il corpo è il subconscio, è l'inconscio, è la parte più giocosa, la parte anche più femminile. Poi vabbè, di questo magari ne parleremo in altri video. E quindi quando tu, per modificare i tuoi pensieri, le tue negatività, non devi agire sulla mente, ma devi agire sul subconscio e quindi sul corpo, e quindi muovere sto corpo, andarsi a fare una bella corsa, una bella camminata. Così si modificano le energie, e te lo posso dire perché l'ho sperimentato io. Ho sperimentato che agendo più sul mio corpo, per esempio quando sono in una modalità negativa, io non è che mi metto lì a pensare, no, mi focalizzo sul mio corpo, quindi magari o con la respirazione o con lo yoga, oppure ecco me ne vado a nuotare, cioè mi focalizzo sul mio corpo che è il mio subconscio, ok? E allo stesso tempo non solo ti diverti, cioè proprio cambi stato, cioè invece di passare da una chiacchierata pallosa, noiosa, eccetera, passi a una cosa super divertente, trasformi quella connessione che all'inizio voleva essere solo una connessione mentale in una connessione anche di emozioni, no? In cui crei qualcosa di bello, crei anche dei ricordi positivi, perché quando parli fondamentalmente sì, magari dici sì, siamo fatti una bella chiacchierata, però è diverso fare qualcosa insieme, si creano più ancoraggi positivi nella memoria e quindi si crea più connessione, un rapporto di amicizia più stretto, o comunque anche con un familiare, se i tuoi familiari sono, per esempio se li vedi una volta ogni tanto e non vuoi sorbirti le solite solfe, dici ragazzi invece di andare a mangiare fuori andiamoci a fare una bella scampagnata, andiamo in montagna a raccogliere le erbe selvatiche, non lo so, qualsiasi cosa. Capito? Questo è passare dalla mente al corpo, dalle parole alle cose da fare insieme, che sono molto molto più gioiose, ok? Io spero che questo video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto regalaci un bel like, iscriviti al canale e poi scarica il mio video gratuito su come essere te stessa senza paura, che è il primo di una serie di video che ho girato per riscoprire te stessa, il tuo vero potere personale e allontanarti anche, cioè ti permetterà anche di evitare di inceppare in relazioni tossiche, relazioni che non vuoi nella tua vita. E poi ovviamente se sarai iscritto nella mia mailing list ti invierò anche dei, diciamo, dei consigli, dei trucchi, delle idee che non condivido da nessun'altra parte, ok? Quindi ti aspetto e scaricati il video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!